Adesso c'è il professore Junio Iervolino che ci parlerà di sicurezza e di rischio implicito. Direi rischio implicito nelle normative, ma adesso ci dirà lui che cosa si intende con questo titolo. A te, Junio. Grazie Edoardo, spero che si veda il mio schermo, Sì, diciamo. sì. Ok. Allora, grazie di avermi invitato a parlare. Parlo di un progetto che diciamo, ho la fortuna di seguire per conto di Re Luis, quindi della protezione civile dal 2015. Questo è un progetto che si chiama appunto, come diceva Edoardo, Rischio implicito per le costruzioni. L'obiettivo è stato la commissione, diciamo, la commessa che ci ha dato la protezione civile attraverso Re Luis, è stato quello di valutare il tasso annuo, cioè la probabilità. Sostanzialmente, non so la stessa cosa, tasso e probabilità, ma si possono confondere in alcuni casi, di fallimento di strutture progettate secondo le correnti norme tecniche. Cioè, noi sappiamo che le correnti norme tecniche hanno un approccio prestazionale allo stato dell'arte della progettazione, ma non è, diciamo, dichiarato l'obiettivo di sicurezza a cui affidabilità sismica con cui si progetta. E quindi noi abbiamo fatto questa valutazione. Noi abbiamo calcolato quella che chiamiamo affidabilità sismica o sicurezza sismica delle costruzioni, valutata come il numero medio annuo di terremoti che ne possono causare appunto il fallimento. Un progetto molto grande, nazionale, com'è nello spirito, nella natura di Re Luis, vedete qua non ho tempo di elencarli tutti, ma diciamo tutte le sedi universitarie e diciamo di centri di competenza e protezione civile che hanno partecipato a questo progetto. Sono state considerate, diciamo, cinque tipologie costruttive, cioè abbiamo valutato la sicurezza implicita nella progettazione, quindi strutture nuove, di cinque tipologie costruttive: muratura, cemento armato ordinario, cemento armato prefabbricato, edifici industriali, anche edifici industriali in acciaio e edifici isolati alla base, in particolare edifici isolati in cemento armato. Abbiamo considerato la sicurezza sismica di queste strutture, di queste tipologie, in tre siti caratterizzati da media, alta e bassa pericolosità, e quindi abbiamo scelto, diciamo, alta pericolosità L'Aquila, bassa pericolosità Milano, Napoli come media pericolosità. Abbiamo progettato le strutture a questi siti perché vedremo che la pericolosità di partenza, diciamo, dei siti in cui si progetta ha un effetto rilevante sulla sicurezza strutturale. Le tipologie strutturali, diciamo, le ho richiamate. Brevemente vi faccio vedere qualche modello tipo. Le strutture progettate e analizzate sono state moltissime. Vi faccio vedere solo qualche esempio. Edifici in muratura, ovviamente edifici in muratura nuovi, di 2 o 3 piani, regolari e regolari in pianta, diciamo, li chiameremo nel seguito della presentazione ORM, cioè Unreinforced Masonry, cioè muratura non armata, non rinforzata. Muratura ordinaria. Poi RC, Reinforced Concrete, diciamo edifici in cemento armato, telai sostanzialmente, ovviamente telai spaziali, a 3, 6 e 9 piani, anche con sistemi accoppiati telaio-parete, tamponati e non tamponati. Edifici industriali prefabbricati, diciamo quindi edifici monopiano, monocampata, con la tipica trave, diciamo, a timpano che non si vede perché nel modello strutturale non è rappresentato, ma sono edifici, diciamo, industriali, cemento armato prefabbricato, precast reinforced concrete, monopiano, monocampata. Edifici simili, diciamo, come geometria, sempre industriali, ma questa volta in acciaio, e quindi vedete che gli edifici in acciaio nella progettazione compaiono i controventi perché servono a dare una certa rigidezza ai telai, e quindi, diciamo, anche edifici in acciaio, ma industriali. E alla fine edifici in cemento armato, però isolati alla base, con vari sistemi, pendoli a frizione, ma anche, diciamo, di cuscinetti di gomma ad alto smorzamento e slitta. Queste sono le strutture che abbiamo analizzato. Le abbiamo progettate, diciamo, nei tre siti, Napoli, Milano e L'Aquila, e poi ne abbiamo valutato il fallimento. Diciamo, il fallimento, abbiamo stabilito due obiettivi prestazionali, cioè due condizioni di fallimento. Una prima che abbiamo chiamato collasso globale, GC, nel seguito della presentazione, è sostanzialmente quando, diciamo, durante l'eccitazione sismica c'è uno spostamento laterale che corrisponde al 50% del taglio massimo alla base, lo dico per gli esperti strutturisti. Questo è stato inteso come collasso globale. Sapete tutti come sia difficile con un modello numerico stabilire qual è il collasso di una struttura. Questo è il criterio che ci siamo dati, semi-arbitrario. Per quanto riguarda un altro criterio di prestazione, abbiamo considerato quello che abbiamo chiamato UPD, Usability Preventing Damage, cioè una specie di inagibilità, sostanzialmente, che ha a che fare con una serie di condizioni. Tipicamente, se guardiamo una struttura in cemento armato, all'estensione del danno agli elementi non strutturali, quali le
le tamponature. Questo è, diciamo, il criterio. Mentre le strutture, questo è quello che noi abbiamo valutato come le condizioni rispetto a cui abbiamo valutato la sicurezza, mentre poi le strutture sono state progettate secondo norma per salvaguardia della vita e danno controllato, diciamo. Il tasso annuo di fallimento è stato, diciamo, calcolato con un approccio stato dell'arte, diciamo che l'integrazione della fragilità sismica della struttura, valutata mediante analisi dinamica non lineare di strutture tridimensionali, questa parte qua, la fragilità sismica, e poi con una parte che dipende dal sito, cioè la pericolosità in cui è stata progettata la struttura, e quindi, diciamo, il tasso di superamento di varie misure di intensità che abbiamo considerato. Vi faccio vedere subito i risultati. E questi sono i risultati. Ora, diciamo, ovviamente non guardate i numeretti, troppe cose da guardare. La cosa importante da considerare è questa: ogni colore corrisponde a una tipologia strutturale. Per esempio, il blu è tutta muratura, oppure l'arancione è tutto cemento armato ordinario. La cosa interessante è che le strutture progettate ai tre siti sono, diciamo, dello stesso tipo, cioè la stessa struttura, per esempio, di cemento armato a 6 piani, è stata progettata all'Aquila, a Napoli e a Milano. Ciò nonostante, si vede che la sicurezza strutturale non è costante ai tre siti, ma tende a crescere con la pericolosità del sito. Cioè, a Milano la struttura di cemento armato a 6 piani è relativamente più sicura sismicamente di quella all'Aquila. Questo può sembrare intuitivo perché la pericolosità sismica all'Aquila è maggiore di quella di Milano, però non è così intuitivo perché, diciamo, anche l'intensità, l'azione di progetto all'Aquila è più grande di quella a Milano, proprio in ragione del fatto che l'Aquila è più pericolosa di Milano sismicamente. Quindi, diciamo, è in qualche modo sorprendente questo trend che abbiamo osservato. E, cioè, ovviamente abbiamo trovato anche la spiegazione di questo trend, e sono due. Uno, il primo motivo per cui le strutture a Milano sono più sicure di quelle all'Aquila è che a Milano l'azione sismica è talmente bassa che il progetto è governato dai minimi di norme della progettazione per carichi gravitazionali. E quindi praticamente, diciamo, la resistenza dell'edificio a Milano non scende proporzionalmente rispetto a quella di L'Aquila come dovrebbe, perché ci sono dei minimi che bisogna rispettare. C'è anche una questione un pochino più raffinata e forse anche più importante rispetto ai minimi normativa, è che tutti i terremoti, la pericolosità sismica delle strutture, oltre il periodo di ritorno con cui si progetta la struttura, è molto più gravosa all'Aquila che a Milano. Quindi tutti quei terremoti che non stanno dentro alla progettazione, sostanzialmente, purtroppo sono molto peggiori all'Aquila che a Milano. Questi sono i tassi di fallimento per Global Collapse, e invece, beh, stesso andamento per l'altro criterio di fallimento che abbiamo considerato, cioè l'inusabilità delle strutture. Quindi questo è il risultato più interessante del progetto 2015-2017. Che cosa abbiamo fatto di questi tassi? Li abbiamo anche confrontati con tassi, diciamo, di morte dovuti a. Abbiamo trasformato i tassi di sicurezza strutturale in tassi di morte, considerando la probabilità con alcuni modelli che le strutture possono causare la morte di chi le occupa, e li abbiamo voluti confrontare con altri, diciamo, rischi per vedere se questo fatto che i tassi crescessero con la pericolosità fosse in qualche modo preoccupante. Quello che vi mostro è un risultato molto preliminare, un risultato di quest'anno. Abbiamo confrontato il rischio, la sicurezza strutturale con il rischio di altre cause, che vedete qua elencate in rosso. Se guardate, diciamo, questi rischi di altre cause nella diapositiva confrontata con i tassi di morte, vedete che, diciamo, variano anche questi altri rischi per regione. Sappiamo che i rischi, diciamo, per esempio di malattie tumorali non sono gli stessi in tutta Italia, variano un pochino, però comunque sono sempre al di sopra dei tassi, diciamo, di morte per effetto della pericolosità sismica. Quindi questa crescenza dei tassi, tutto sommato, diciamo, non mostra una rilevanza, almeno in questa analisi preliminare, molto, molto importante rispetto ad altri rischi. Su che cosa stiamo lavorando ancora quest'anno? Su un'altra commessa che ci ha dato la Protezione Civile, che cioè la mappa del rischio ideale. Cioè, sostanzialmente, la Protezione Civile ci ha chiesto: ma se noi progettassimo tutte le strutture come strutture nuove, a che mappa di rischio arriveremmo? Ovviamente, anche se la norma è allo stato dell'arte, sappiamo che non arriveremmo al rischio zero, siamo proprio stati in grado di produrre questo risultato, la mappa del rischio ideale. Ovviamente deve tenere conto della pericolosità del territorio, della fragilità sismica delle strutture di una progettazione, della numerosità, della densità degli edifici in ogni regione d'Italia. Per la pericolosità abbiamo considerato il modello attuale di pericolosità sismica probabilistica italiana, che è il cosiddetto MPS 04, cioè la pericolosità sismica che
che c'è dietro alla mappa con cui si progettano le strutture, diciamo, secondo le norme, l'abbiamo anche usata per fare la valutazione del rischio ideale, non c'era scelta migliore che potessimo fare. Ovviamente la mappa tiene conto, diciamo, la mappa ideale tiene conto delle categorie di suolo in cui si trova ogni, diciamo, sito italiano. Vabbè, vedete da questa mappa che praticamente il suolo B di categoria B, A è la roccia, B è un suolo molto deformabile, il suolo B è quello che domina, cioè moltissimi dei siti italiani si trovano solo B, ma comunque nella mappa ideale si tiene conto di tutte, diciamo, queste categorie sito per sito. Ovviamente abbiamo dovuto calcolare la fragilità sismica delle strutture, di cui si è anche parlato prima, e sostanzialmente la fragilità che abbiamo calcolato per le strutture, qua vedete un edificio in cemento armato di 3 piani, un edificio in muratura di 2 piani, per cui abbiamo calcolato fragilità, che sono state le stesse fragilità che abbiamo dovuto usare per calcolare i tassi di fallimento che avete visto nella prima parte della presentazione. Abbiamo considerato l'esposizione, cioè quanti edifici di un certo tipo si trovano attualmente in un certo sito italiano, per pensare poi di rimpiazzarli con edifici di nuova progettazione. Vabbè, vedete da qua che si vede che gli edifici di muratura di 2 piani, inferiore a 2 piani, sono quelli che dominano l'esposizione italiana. Li abbiamo, diciamo, sostituiti tutti con edifici di nuova progettazione, sostituiti idealmente, ovviamente. Abbiamo anche fatto l'ipotesi che gli edifici in muratura di altezza maggiore di 3 piani fossero rimpiazzati da edifici in cemento armato di 3 piani, cosa che immaginiamo si facesse se si ricostruisse da zero l'Italia secondo, diciamo, con edifici di nuova progettazione. Questa che vedete qua è la mappa, diciamo, dei risultati, e vedete sostanzialmente a sinistra la mappa dei tassi, la mappa di rischio ideale, la mappa dei tassi di fallimento, cioè quante strutture fallite all'anno per cause sismiche ci aspettiamo per ciascun comune italiano, secondo conto di questa sostituzione, e a destra ovviamente diciamo la mappa dei tassi per quanto riguarda il danno che impedisce la funzionalità, la fruibilità dell'edificio, e vedete che ovviamente, diciamo, questa è una mappa più scura, perché ovviamente questa è una condizione di fallimento meno gravosa e quindi occorre più frequentemente. Abbiamo anche fatto l'ipotesi, sempre ce l'ha chiesto la Protezione Civile, che cosa succederebbe se isolassimo invece gli edifici esistenti alla base, quindi utilizzassimo un metodo di sostituzione con edifici isolati alla base. Quindi abbiamo sostituito tutti gli edifici esistenti, tranne quelli diciamo nelle zone a bassa pericolosità, li abbiamo sostituiti con edifici esistenti sempre in cemento armato isolati alla base. E qua vedete la mappa a sinistra, diciamo, cioè scusate, la mappa a sinistra per, appunto, per il fallimento collasso globale, a destra per il danno che impedisce la funzionalità. Ovviamente, se guardate un risultato atteso, abbastanza atteso, se guardate gli edifici a base fissa, ovviamente, diciamo, la situazione migliora isolando la mappa di rischio ideale, isolando gli edifici la situazione migliora, cioè la sicurezza aumenta, perché sappiamo che l'isolamento è un metodo molto efficace per la sicurezza sismica. Lo stesso succede, anzi succede ancora in maniera maggiore, se guardiamo il danno che impedisce l'usabilità, la mappa del rischio diventa una mappa molto più tenue, vuol dire che, diciamo, la sicurezza aumenta. Se invece si guarda sempre gli edifici isolati tra collasso globale e danno che impedisce la funzionalità, si vede che sostanzialmente la mappa non cambia molto. Questo è un risultato del progetto, cioè, diciamo, sostanzialmente l'isolamento si comporta più o meno allo stesso modo all'incirca, appunto, di vista della sicurezza, qualunque, diciamo, livello di danno si guardi, almeno per quelli che noi abbiamo, diciamo, valutato. E qua si vede, vabbè, queste tabelle dicono come cambia il numero di comuni che si trova a un certo livello di rischio per gli edifici a base fissa ideali, cioè tutti progettati secondo norma, e tutti progettati secondo norma ma con isolamento alla base. Vabbè, questo è un risultato quantitativo, ma a pochissimo tempo, non ci posso andare avanti. Vi dico quello su cui stiamo lavorando, mi avvio a concludere, credo che ce la farò nei tempi. Stiamo lavorando sempre in Commissione della Protezione Civile attraverso le LUIS al rischio implicito dei ponti, cioè la sicurezza sismica, ovviamente, delle strutture, diciamo, dei viadotti più che dei ponti, dei viadotti progettati secondo le norme, e stiamo guardando, diciamo, dei viadotti, diciamo, bassi, cioè con le pile tutte di una certa dimensione ridotta, e ovviamente anche con pile di altezza molto, molto differente. Quindi stiamo cercando di trasportare il progetto rischio implicito fatto fino adesso negli edifici anche sui ponti, stiamo correntemente lavorando su questo. Questo sono di nuova progettazione. D'altra parte abbiamo anche cominciato a lavorare sugli esistenti, perché abbiamo detto, e lo sappiamo benissimo, che, diciamo, in Italia più che costruire si deve avere a che fare con l'esistente. Quindi stiamo guardando la sicurezza implicita
di strutture esistenti, quindi o progettate con norme obsolete rispetto a quelle che abbiamo adesso, oppure con, senza alcuna norma sismica. Stiamo guardando la muratura, siamo per la prima volta, direi, almeno la mia conoscenza, lavorando su edifici in aggregato in muratura, in modo molto consistente, diciamo, numericamente, analiticamente, cioè guardiamo il comportamento di edifici che vediamo nei nostri centri storici, diciamo che sono in muratura ma in aggregato, cioè interagiscono l'un l'altro. Scusate, ho messo il timer, ho quasi finito, spengo, in aggregato, quindi tenendo conto meccanicamente dell'interazione tra questi edifici. Per quanto riguarda il cemento armato, stiamo guardando edifici, stiamo riprogettando edifici gravitazionali degli anni 60, 70 e 80, gran parte del nostro patrimonio costruito in cemento armato è stato costruito in questi anni, con una rapida evoluzione delle regole e delle norme di progettazione in questi anni. Stiamo guardando edifici progettati per soli carichi gravitazionali e quelli per cause sismiche. Vedete qua dei legami costitutivi a livello di struttura, cioè delle curve di pushover, su cui poi valuteremo la sicurezza. Stiamo guardando gli edifici isolati. Di edifici isolati parlo poco perché, diciamo, è molto di dettaglio la discussione e non è il tempo di farla. Sia edifici con un modello molto complicato che rappresenta il comportamento dei cuscinetti di gomma ad alto smorzamento che si mettono alla base, oppure anche con i pendoli, diciamo, a frizione, che sono un'alternativa appunto ai cuscinetti stessi, particolarmente economica e anche efficace. Sempre edifici esistenti, perché abbiamo visto che l'isolamento l'abbiamo già, diciamo, affrontato per le strutture nuove, adesso stiamo guardando l'isolamento di strutture esistenti. Edifici industriali prefabbricati sia in cemento armato esistente, ancora una volta in acciaio, e vi lascio con una simulazione di un edificio industriale in acciaio degli anni 70 che abbiamo riprogettato e stiamo analizzando proprio in simulazione, quindi analisi dinamica non lineare, con un terremoto molto intenso che è stato registrato alcuni anni fa. E con le attività che stiamo tenendo in corso, con un piccolo ritardo, mi fermo.